Digo, pisaron nada, tuvimos un encontrón, pero son cosas de fútbol, nada más. Arturo, sobre el tema del... mai perso nella sua storia in questa Coppa di Resa, forse le principali Casere, Sogbonne e Chiellini. Corebre aveva 38 fino a ieri sera. Pizarro, Aquilani, Mati Fernandez e Borca Valenti alla difesa. Qui offre però il pallone a Tomovic, che stavolta lo perde. Viridal allora in mezzo a due, lotta Mati Fernandez e la porta via. Madrin perfetto sul piede del cileno, c'è Vidal vicino, il cross arriva per Vidal che sfiora soltanto la palla dentro con la sponda che diventa buona per Marchisio, dentro per Giovinco, pallone che rimane lì, Arturo Vidal porta subito la Juventus in vantaggio, dopo tre minuti è già 1-0 per la Juve, sempre Arturo Vidal. Ci ha impiegato meno di tre minuti la Juventus a sbloccare questa partita. Situazione di gioco. Il lancio di Ogbonna per Vidal, partita in posizione regolare, lo scambio con Isla, col tacco Vidal, ancora Isla, bene su Tomovic, dentro per Giovinco, palla di rito, allargare per Isla che è in posizione regolare, la mette giù Isla. Sombrera Tomovic, entra in area di rigore, mette il pallone per Vidal al rimorchio, prova a proteggere Vidal, tre su di lui, ancora Isla, il cross di prima, basso, Savic. Mette... temporeggiano nel possesso palla fino a quando hanno la possibilità di cercare l'esterno, Isla a destra, Samu a sinistra, danno sempre... Cavalero, Pizarro, non serve Mati Fernandez ma preferisce... di invogliare la squadra ad essere più aggressiva, gli ho detto innanzitutto di aumentare il pressing sul primo... poi Aquilani, ci mette la faccia Caceres, Mati Fernandez prima di Pirlo. C'è spazio a destra per Borca Valero, l'ha visto Mati Fernandez, gran pallone. Aspetta Pizarro, torna anche Vidal, Mati Fernandez resiste sul suo connazionale, apre per Tomovic. Angelo dietro, era per Ogbonna questo diktat di Buffone. Intanto Mati Fernandez al limite, in mezzo a tre, non passa. Poi Matri ancora attaccato dall'intervento di Chiellini, Mati Fernandez con l'esterno. Poi Borca Valero anticipato dalla rovesciata di Asamoah, sbuca Roncaglia, liscia il pallone. Confusione nell'area di rigore bianconera, ma c'è Pizarro in mezzo a due. La Fiorentina è molto più viva di quattro giorni fa. Anche se dietro soffre di più, mentre Pizarro perde il pallone e la Juve guadagna, rimessa con le mani. Grande occasione per la Fiorentina, inquadrato Buffon che è stato reattivo, qui la palla rimane così. Su Giovinco, di testa la prende lui, Matri con la sponda, bene per Pizarro, largo per Borca Valero, pressione Ogbonna per Vidal. Pallone un po' corto, lo prende di testa Pizarro, poi Vidal a vuoto, Ilicic ce la mette giù. Attaccato da Pirlo, sbuca ancora Ilicic che sembra in palla, ancora Ilicic e Borca Valero, ma sbuca il solito Vidal che recupera il pallone, allunga la squadra Osvaldo, ma la palla è sbagliata stavolta, recupera Roncaglia, Osvaldo con Mati Fernandez, pronto ad andare Mati Fernandez, area vuota al centro con i giocatori della Fiorentina che partono da destra per poi tagliare. Pirlo di prima dentro verso Vidal, è scappato via alle spalle di Mati Fernandez, arranca su di lui Savic, riesce a passare Vidal, fallo di Matias Fernandez, norma del... quindi alla fine magari è solo una rivalità tra Fiorentina e Juve, nulla di più. Sì, infatti è la verità degli scontri che si creano sul terreno di gioco. Poi... centrale per Pirlo, si è aperto Isla, Pirlo col contagiri, gli mette il pallone addosso. Ancora Isla. Per Giovinco, lo disturba Gonzalo Rodriguez, nessuno dei due sa dov'è il pallone, ci mette un piede Aquilani, poi Pizarro lancia Borca Valero che ha un po' di spazio ma sbuca Isla a portarglielo via. Tempo e pallone fuori Ilicic. Pizarro, Mati Fernandez, Tomovic lo attacca Vidal, gli porta via il pallone, non c'è fallo, scappa via Vidal, 4 contro 3 possibile per la Juve, si allarga Osvaldo, l'ha visto Vidal, Osvaldo fascia centrale, Samoa dentro per Marchisio, posizione regolare, la Fiorentina è schiacciata dietro, arriva il cross dentro per Vidal, Neto ci mette le mani con un grande intervento e poi Isla tocca per ultimo, sarà rimessa dal fondo, nessuno difende bene, entrambi attaccano bene. Se l'è cavata con mestiere l'ex giocatore del Villarreal, qui le finte di Pizarro, fa saltare a vuoto... paradosso che di solito le gare d'andata sono abbastanza bloccate, abbastanza chiuse, forse hanno fatto l'andata domenica pensando che fosse la terza. Avanza attaccato da Vidal, fallosamente calcio di punizione. È vero che Ilicic è lontano da Matri, però è il pregio della Fiorentina. Attenzione perché Pizarro e Vidal sono due connazionali che non vanno tanto d'accordo, mani addosso, spintoni, adesso tutto ok con Kuipers che li va a richiamare tutti e due. Non c'è stretta di mano a fine discussione. Poi Pes continua a parlarci su. Si è durato poco perché Chiellini ora si risente bene. Tra l'altro mancano 4 minuti all'intervallo. Ilicic non ci arriva. Spazza via Marchisio. Ma c'è Mati Fernandez. Buon momento della Viola. Calcia in porta Mati Fernandez. Deviazione di Ogbonna e pallone in calcio d'angolo. In questo momento buon livello. Va a sventagliare per Mati Fernandez. Buon controllo con il petto. Su di lui c'è Isla.
non ha trovato le contromisure sul giro palla difensivo la Fiorentina, che butta via un altro pallone. Qui il cross di Vidal in attacco per la Juventus, invece Buffon nel portiere, difesa 3 con Caceres, Ogbonna, Chiellini, Asamoah e Isla sulle corsie di centrocampo, Pirlo, Marchisio e Vidal. Mati Fernandes non aggancia, si scontra poi con piedi proprio a loro due. Qui Matri sbaglia la sponda, anche Cuadrado a scaldarsi con Gomez e con Pasquale, ma solo due potranno entrare dopo l'ingresso di Ambrosini per l'infortunato Mati Fernandes. Nella Juve si scaldano Pogba, Llorente e Padoin, mentre Pizarro recupera il pallone e guadagna una rimessa con le mani sull'attacco di Isla. Inizio di secondo tempo un po' da Neto, stava su una chiusura accidentale Caceres per far diventare il suo colpo di testa quasi un assist per Osvaldo. Vidal si era liberato tutta a destra e poteva colpire praticamente da solo. Neto che corre via, libera Ilicic che manda completamente a vuoto Isla, contropiede della Fiorentina, al centro Matri, Ilicic non serve nessuno e alla fine perde il pallone, poteva mettere la palla al centro, stava arrivando. Un risultato che non è assolutamente negativo per la Fiorentina questo, è un 1-0. Però anche che cercare di fare un gol in trasferta può essere più lungo. Caceres si abbassa quasi da sottoterra per prendere la palla di testa e riesce in questo intento favorendo Isla che lancia in avanti Vidal, posizione regolare, buca Pizarro al centro Llorente, va Vidal a cercare lo spazio. Riparte Chiellini. Galoppata di Chiellini come quella del primo tempo che ha portato poi a guadagnarsi un calcio d'angolo. Il fallo è di Pizarro, l'ammonizione per il giocatore cileno che non era nei tre diffidati viola che sono Bakic, Cuadrado e Mati Fernandes. In questo momento non ce n'è nessuno in campo, giallo per Pizarro. Avere un difensore centrale che porta palla. Osvaldo che la controlla, allarga molto bene per Isla, sta arrivando Vidal tutto solo, Isla non lo serve, abbassa la testa e calcia in porta col sinistro. Uno dei pochi che non torna indietro ma va in avanti, qui rischia Borja Valero di andare in avanti ma perde il pallone su Vidal, contropiede Juve con il cileno, sta salendo Isla, Llorente lo sente alle sue spalle ma punta all'area di rigore, Llorente fino in fondo, non lo marca nessuno e poi Gonzalo Rodriguez con un miracolo, poi Pizarro non la butta via ma guadagna, sarebbe stato sicuramente favorito. Buon break qui di Pizarro che poi manda a vuoto Vidal. Dalla parte opposta sta salendo Borja Valero, prendo Borja Valero, Pizarro vuole cercare proprio lo spagnolo, la palla è per lui. Poi c'è sempre Vidal, di fatto un attaccante aggiunto, qui si propone ancora, aspetta Vidal l'arrivo di Isla in sua posizione, poi lo serve, buon lavoro di recupero, un buon lavoro, recupera e allarga per Isla. Da un errore ha trovato fuori una cosa buona, arriva il cross di Isla verso con una sola punta che è Fernando Llorente, più Vidal e Marchisio, qui la sponda proprio per Llorente di Vidal, con il destro deviato! Neto con una magia, rischia ma combatte Pizarro. Morbido ancora da Borja Valero, illuminato. Di dare, però insomma come tutti i giocatori della Fiorentina si è accorso tanto e sono impegnati davvero tutti tantissimo. Ilicic cerca Gomez alle spalle di Ogbonna, la palla è per lui, il controllo di Gomez! È tornato Mario Gomez, 1-1 a 12 dalla fine, impatta la Fiorentina, il primo gol del 2014 dopo l'infortunio. Tutto è reattivo in questa deviazione di Gonzalo che rischiava di spiazzarlo, di beffarlo.